Ma se dovessi essere lì, vado o a Bordeaux o a Parigi o a Lione, non vado nel paesino sperduto nelle campagne francesi perché non so manco che esiste. Quindi c'è ancora la grande città. È evidente che c'è, che anche in Italia il fenomeno è di questo genere. Questo porta con sé un problema, ripeto anche questo verificato a Torino. Quando esci dal centro, dal CARA di non so dove, spesso esci solamente con il permesso di soggiorno, dove c'è questo domicilio, non è una residenza. Non hai, nella gran parte dei casi, il tesserino sanitario, problema assolutamente non secondario. Punto, ti sbattono fuori a calci del sedere. Arrivi a Torino, Milano, Roma, eccetera, non riesci ad avere la residenza perché non hai un domicilio, non hai una casa, un luogo fisico, non riesci ad avere, adesso a Torino vedremo, siamo riusciti ad avere una forma di assistenza sanitaria, non riesci ad avere l'assistenza sanitaria perché non hai una residenza, quindi ti dicono ma qua c'è scritto Crotone, se tu arrivi, se tu mi porti il tesserino dell'ASL di Crotone, allora ti do la prestazione qui. Se non mi porti quello, non ti posso iscrivere per la prima volta a Milano, perché tu non sei, tu non abiti a Milano, vieni a Milano. Quindi questo è, mi sembra, lo sfondo. C'è sicuramente, come diceva Gianfranco, una totale inefficienza della normativa nazionale che andrebbe rivista. È vecchia, è inadeguata alla situazione attuale. C'è però, questa è una cosa che viene spesso detta, evidentemente non a Milano, ma a Torino sì, a Torino voi sapete che abbiamo una giunta cosiddetta di centrosinistra, il sindaco Chiamparino, che è PD, ci si dice, ma il problema è del governo, la legge è questa, se il governo non ci dà strumenti noi non possiamo fare niente. In realtà credo che questo non sia vero, o comunque non sia del tutto vero. È vero, se il governo mettesse in vista degli strumenti adeguati, il discorso sarebbe diverso. Se ad esempio lo SPRAR fosse non su base volontaria ma su base coattiva, il discorso sarebbe diverso, perché adesso l'ente locale decide se presentare o meno un progetto all'interno dello SPRAR. Quindi sostanzialmente decide se accogliere o meno dei rifiuti. C'è la città accanto che lo fa, a maggior ragione non lo farò io, perché questo, quindi, il meccanismo dello scaricabarile ha funzionato benissimo, e anzi, per esempio il caso di Milano è clamoroso. Siamo benissimo, questa provincia in realtà ha delle città come queste, siamo non Sesto, che sono, non sono cittadine, sono vere e proprie città grandi come capoluoghi di provincia altrove, ma c'è un unico Stato, in tutta l'area, appunto, perché chi lo fa, no, essendo volontario, se c'è quell'altro comune accanto che si prende il rifugiato. Quindi il meccanismo della volontarietà chiaramente è stato pensato per un tempo completamente superato rispetto alla situazione attuale. Scusami. No, assolutamente, anzi. Quindi tutto questo è vero, dovrebbe essere non su base volontaria, ma ci potrebbe essere una decisione di distribuire il fenomeno su tutti i territori. Questa decisione non c'è ancora. Ma arrivando a quelle che possono essere le responsabilità locali, allora, in primo luogo, e qui mi avvicino all'esperienza di Torino, il problema che ci siamo sempre posti, che a Torino comunque non abbiamo ancora risolto, è quello della residenza, che si porta dietro la possibilità di esigere dei diritti. Vi posso dire che in una riunione che abbiamo fatto luogo istituzionale in provincia, in quel caso a Torino, uno dei rappresentanti del comune, dell'assessorato all'assistenza, ha proprio detto chiaramente, senza peli sulla lingua, ma noi come comune non possiamo dare la residenza perché la residenza porta con sé l'esigibilità dei diritti, quindi non esistono e così noi non dobbiamo dargli nulla, sostanzialmente. Questa a Torino, non sto parlando ovviamente di Milano. La questione della residenza in realtà con la normativa attuale, col pacchetto sicurezza, potrà un po' peggiorare e imporci una riflessione diversa. Con la normativa attuale in realtà dovrebbe già essere, secondo me, riconosciuta in una forma che è prevista dalla legge codificata, la residenza per la persona senza fissa dimora.
Non vi sto, abbiamo fatto una riflessione come ASGI torinese piemontese sul tema, non vi sto a annoiare con i vari passaggi per cui arriviamo a questa conclusione. Comunque, visto che stiamo parlando di persone regolarmente soggiornanti, stiamo parlando di persone che hanno un titolo di soggiorno per protezione umanitaria, contatto, devono essere qualificati ai cittadini italiani, e questo è previsto nella legge per quanto riguarda il riconoscimento della residenza. La residenza è nella legge non solamente un diritto ma un dovere, tanto che è sanzionata la persona che non chiede una residenza anagrafica, e quindi siamo in una situazione paradossale perché abbiamo delle persone costrette a violare una norma di legge perché non gli consentono neanche di chiedere una residenza. E nel caso in cui una persona sia comunque domiciliata nel territorio di un comune, viva in quel comune, anche se non ha un appartamento, un luogo fisico idoneo, deve essere riconosciuta la residenza da quel comune. Se si arrivasse a questo passaggio, si arriverebbe all'esigibilità, come diceva il funzionario, di tutta una serie di diritti. È ovvio, non ce lo possiamo nascondere, esigere un diritto significa chiedere all'ente locale un impegno di spesa. Questo è così. Però torno a una cosa che diceva anche Paolo inizialmente. Noi stiamo parlando in questo caso, non perché ci sia una dignità diversa, ma perché sono situazioni diverse, non di migranti economici, ma di migranti per motivi politici umanitari. Cosa significa? Che se sul migrante economico noi possiamo fare quel ragionamento, ad un certo punto ti posso rimandare a casa perché non sei più produttivo, perché non mi servi. In questo caso invece l'Italia si è assunta un obbligo internazionalmente cogente di dare protezione a queste persone. Che significa? Queste persone non possiamo mandarle via, ce le dobbiamo tenere qua. E peraltro, come vedo che anche nel vostro comunicato è scritto, è vero, una volta che si è arrivati in Italia, e che anche a Torino, una delle prime istanze che era stata fatta 3 anni fa, quando si è iniziato il percorso del primo gruppo, era: rivogliamo le nostre impronte, ridateci le impronte e noi ce ne andiamo da un'altra parte. Non è possibile, perché una volta che sei stato fermato e identificato in Italia, e l'Italia ti ha riconosciuto una forma di protezione, tu negli altri paesi europei ci puoi andare per fare il turista, puoi stare 3 mesi e poi ti riparti in Italia. Quindi è proprio un obbligo quello italiano di dare protezione a queste persone. Non possiamo mandarle via, quindi in qualche modo dobbiamo affrontare il fenomeno, anche senza voler essere buoni o cattivi. Per pragmatismo dovremmo forse il problema. Dicevo quindi della questione della residenza, che in realtà dal punto di vista normativo sarebbe risolvibile, anzi dovrebbe essere. Questo semplificherebbe ad esempio la questione dell'assistenza sanitaria. Per quanto riguarda l'esperienza che abbiamo fatto a Torino, non entro poi nel merito di come ha funzionato l'esperienza, perché lascio a Pierpaolo spiegare esattamente i passaggi che sono stati fatti. Comunque, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, a Torino siamo riusciti in realtà ad avere un risultato faticosamente dall'inizio di quest'anno sostanzialmente. L'assessorato regionale ha dato l'ok su una procedura particolare, cioè il rifugiato che sta occupando, perché lì abbiamo delle occupazioni in atto, può essere iscritto all'ASL allo stesso come domiciliato nell'indirizzo dell'ASL, in quel caso abbiamo uscito, e questo gli permette di essere iscritto. Poi abbiamo ancora dei problemi perché spesso non viene riconosciuta l'esenzione dal ticket, eccetera, però stiamo facendo dei passi avanti. Questo non per dire quanto siamo bravi e belli a Torino, quanto sono bravi e belli gli amministratori torinesi e piemontesi, ma per dire che se c'è una volontà politica la soluzione si trova senza grosse difficoltà, senza grossi problemi.